E la l'informazione qui davanti si chiama Pier Francesco Loche. Ma quale informazione? Qui c'è da smaltire un sacco di oro. Ma dove l'ha preso Loche? Questa me l'ha Ferrazza a livello di Carrà. È oro che meno è avanzato. Male che ci servivano. Questa è avanzata al Montepremi di Fantastico, ma noi purtroppo non ne possiamo prendere. Forza, adesso dobbiamo fare il quiz dello sponsor di Fantastico. Che sponsor ha Fantastico? Che sponsor vuoi che abbia Fantastico? Carta a livello igienico. Forza con le ragazze cotonette. Ma qui dobbiamo fare i quiz. Oro. Ma come fare Johnny Dorelli? Oro. Ancora. Allora leggo le istruzioni. Ecco, mi dicono di dire così. Vedete, le ragazze cotonette stanno illustrando tutti gli usi possibili e immaginabili della carta igienica, un prodotto indispensabile in ogni casa, un articolo che se non c'è la casalinga come si deve lo va subito a comprare. Ecco, giocare a cotonette, utilissimo la carta igienica, giocare a cotonette, devo fare così, è molto facile, noi dobbiamo regalare, no, assegnare 3 miliardi in 3 minuti e dovremmo avere al telefono due ascoltatrici per giocare con noi, giusto? Ecco, mi sentite, pronto? Pronto Concetta, hai mai visto Fantastico? Bravissima! Solo per questo vince 300, 400, 500, 600 milioni! Complimenti! Tutto bene! Oro! Aspetta un momento! Pronto? E io cosa dico? E lei chi è? Io sono una! Una? Oro! Solo per il fatto di essere una, lei vince 4, un miliardo! Oro! Magico mondo di cotonette. Stop! Vergogna! In un momento di crisi come questo che stiamo attraversando, adesso dobbiamo tirare la cinghia. Fine primo round! Sono soldi della terra. Risperperiamo dopo. No, però Serena, tu sei strana. Ti stai facendo coinvolgere dal quiz. La febbre dell'oro, capito? Ti stai facendo coinvolgere dalla febbre dell'oro. Mi piaceva a me. Eh no.